C'era soltanto un modo per il cinese di Milano passare dalla ragione al torto, quella di uccidere a colpi di forbice lo scassinatore del suo bar che gli ha portato via i gratta e vinci. Sarebbe bastato magari ferirlo, fermarlo, chiamare le forze dell'ordine e consegnarlo allo Stato affinché questo potesse essere processato e magari anche condannato. Invece uccidendolo è passato dalla parte del torto, infatti è stato arrestato per omicidio volontario, perché il nostro ordinamento non prevede la giustizia fai da te, non prevede che il cittadino possa uccidere qualcun altro. Però ormai, a forza di alimentare l'odio, soprattutto da parte del centrodestra di Matteo Salvini, che negli anni ha utilizzato decine di questi casi di presunta legittima difesa per difendere gli assassini, ben sapendo che la legittima difesa ha un ben perimetro preciso e che non riguarda e che non contempla la possibilità di uccidere quando chi ci aggredisce non può più nuocere, allora facendo leva su questo equivoco, Salvini negli anni per quattro voti ha pigiato sulla pancia degli ignoranti che non conoscono purtroppo il diritto e spacciando queste azioni per legittima difesa. Una condizione che ha intaccato anche gli stranieri, perché questi cinesi di sicuro hanno ucciso quasi certi di farla franca o di sentirsi impuniti o di sentirsi dalla parte del giusto. Questo rapinatore delinquente ha lasciato tre figli che piangeranno il loro padre per quanto pessimo potesse essere, e il cinese pagherà sicuramente con una condanna per omicidio. E il problema della criminalità non si è risolto perché è all'origine. Per risolvere la criminalità bisogna che quello stesso Salvini, buffone, che dà dei comunisti ai giudici che condannano il corrotto Toti, dovrebbero evitare di condizionare la magistratura dall'intercettare pochi giorni qualcuno, ma dovrebbero invece aprire le maglie della giustizia e consentire ai magistrati di perseguire la delinquenza, compresa quella politica, per ottenere un po' più di giustizia. E allora fa comodo invece calcare un po' sulla pancia. Nel caso specifico, Salvini nemmeno tocca troppo l'argomento perché è un cinese, non è un marocchino. Il cinese è identificato come colui che lavora, perciò è autorizzato anche a fare certe azioni. Ecco, io ricordo che i leader di destra di una volta, come Giorgio Almirante, un grande uomo di destra, non utilizzavano questi fatti di cronaca, di microcriminalità per pigiare sulla pancia e strappare quattro voti. Erano uomini di contenuto, uomini che avevano un ideale, un obiettivo condivisibile o meno, ma erano uomini di destra, non erano dei buffoni come Salvini, c'era una grande differenza. E purtroppo oggi questo episodio di cronaca è proprio figlio della criminalità politica che Salvini spaccia da anni e che ha contribuito ad appassire e ad inquinare l'opinione pubblica, cioè quello di spacciare il diritto di uccidere come legittima difesa. Un grande danno alla collettività e alla società che purtroppo si traduce anche con commenti positivi di chi in maniera ignorante difende quel cinese che ha ucciso e che se non lo avesse fatto sarebbe rimasto dalla parte della ragione.